Mi sembra di essere finito in un film terribile. Chiara, io non so più chi sia. Sono le parole di Samuel, ex fidanzato di Chiara, e il suo avvocato a riferirle, a raccontarci di come questo ragazzo di appena 20 anni stia affrontando tutto quello che gli è successo. Sono completamente frastornato. Ora devo rielaborare le emozioni e fare chiarezza. Ha scoperto all'improvviso di essere padre, di esserlo stato per 2 volte senza saperlo, il padre di 2 bambini che non ha potuto vedere, abbracciare, conoscere e ai quali oggi vorrebbe dare un nome, una degna sepoltura. Appena le procedure lo permetteranno, vorrei riconoscere i miei bambini, dargli un nome e organizzare una cerimonia. 2 figli concepiti con quella ragazza che conosceva fin dai tempi delle elementari e con la quale era fidanzato da anni. Una ragazza che fino al 9 agosto scorso Samuel pensava di conoscere, ma che oggi si chiede chi sia davvero. Non ho ancora realizzato cosa sia successo, ma soprattutto non so chi ho conosciuto. Chi era davvero la ragazza con la quale Samuel condivideva la spensieratezza dei 20 anni, tra uscite, bevute e serate insieme? Chi è quella ragazza apparentemente perfetta e sempre sorridente, capace allo stesso tempo di nascondere a tutti per 2 volte un segreto così grande? Com'è possibile che Chiara non gli abbia mai detto niente, che nemmeno a lui, il padre dei suoi figli, abbia confessato di essere incinta, che abbia preferito ucciderli pur di non parlare? Quei figli io li avrei tenuti, ha sempre detto lui. Samuel e Chiara hanno dormito insieme anche la notte tra il 7 e l'8 agosto scorso, in quella stessa taverna dove il giorno prima lei aveva dato alla luce il loro figlio. Lei ha nascosto tutto, lui non si è accorto di niente. A chi si chiede come questo sia possibile, il suo avvocato risponde: in questa storia Samuel è parte offesa, lo hanno dipinto in maniera sbagliata, alludendo a colpe che non ha, ha bisogno di tranquillità e ora è il tempo del dolore e della riflessione.